Il tuo bambino ha paura del dentista? Vieni in Clinica Dentale. Uno staff di esperti si prenderà cura del tuo bambino. Clinica Dentale. Ci occupiamo del tuo sorriso. Clinica Dentale. Torri di Quartesolo e Grancona. Gentili telespettatori, un saluto da Sergio Labella. Bentornati a Salutaria. Oggi parleremo di nefrologia, parleremo di reni, di dialisi, di trapianti renali. Ecco, di questo parleremo con l'ospite invitato oggi in studio qui a Salutaria, che è il professor Claudio Ronco. Benvenuto a Salutaria, professore, grazie di essere venuto. Il professor Claudio Ronco è direttore del Dipartimento di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, che è anche un istituto internazionale di ricerca renale di Vicenza. Quindi insomma la città di Vicenza è un po' in prima fila nella ricerca sul rene, no professore? Direi di sì, questo risale alla tradizione ancora del professor Giuseppe La Greca, che fondò questo reparto e che venne dall'Università di Parma e creò un reparto con una grande vocazione assistenziale ma anche scientifica sin dall'inizio. Ecco, allora per specificare, quindi diciamo contornare l'ambito di interesse che poi sarà il tema un po' di questa puntata, quindi quando parliamo di nefrologia parliamo dell'organo principale che è il rene. Ecco, ci vuol dire come diciamo descrivere un pochettino com'è quest'organo? Allora, è importante ricordare a tutti che il rene non è solamente quell'organo che, come tutti sappiamo, serve ad eliminare le scorie dell'organismo e quindi i prodotti di rifiuto attraverso le urine, ma il rene è di più, è un vero e proprio laboratorio all'interno del nostro organismo dove si svolgono importanti funzioni, tra cui quello di mantenere l'equilibrio dell'acqua e i sali. Ricordo a tutti che noi siamo fatti al 70% di acqua, quindi è molto importante. Ma di più, il rene è un organo endocrino, il che vuol dire che è una ghiandola e una ghiandola secerne degli ormoni. Quali sono gli ormoni che il rene produce? Bene, sono degli ormoni come la vitamina D3, che serve in modo importante per la maturazione e il mantenimento dello scheletro, quindi dell'osso. L'eritropoietina, che serve per la produzione e la maturazione dei globuli rossi, quindi del sangue, e poi altri ormoni importanti nella regolazione della pressione arteriosa. Quindi i reni sono degli organi estremamente importanti, scherzosamente dico sempre sono così importanti che ne abbiamo due, e quindi è giusto per far capire questa sì, cosa. Ecco, che poi appunto questa un po' ridondanza dell'organo consente talvolta di poter sopravvivere anche con un rene solo, no? E questo è molto vero, tanto è vero che poi lo vedremo più tardi, quando noi trapiantiamo un rene, quindi ridiamo a una persona una vita normale attraverso una funzione renale normale, trapiantiamo un solo rene. Ecco. Allora, quindi l'apparato renale fa parte un po' degli organi emuntori, no? Cioè quelli che eliminano i cataboliti del metabolismo, sostanze tossiche, purificano, ecco, assieme ad altri organi come il fegato, la pelle, i polmoni, anche il... Ecco, parliamo prima invece della funzione ghiandolare. Il rene si può considerare una ghiandola endocrina o esocrina? Ecco, vogliamo spiegare anche ai telespettatori questa differenza?
per ghiandola endocrina noi definiamo quelle ghiandole che immettono nel torrente circolatorio il loro prodotto, no? Quindi gli ormoni che il rene produce li immette direttamente nel sangue e quindi è una ghiandola a tutti gli effetti endocrina. Come può essere il surrene, come potrebbe essere la tiroide, il paratormone, eccetera. A questo punto dobbiamo essere consci che una disfunzione di questo organo ghiandolare può produrre degli importanti scompensi come gravi condizioni di osteoporosi, come delle anemie importanti e anche delle alterazioni della pressione arteriosa che vive con il rene un rapporto molto strano, perché il rene può essere sia protagonista di una pressione alta sia vittima di una pressione alta. Appunto, perché e quindi diciamo, essendo l'organismo umano un'unica grande meravigliosa macchina, chiaramente poi questi organi è difficile un po' astrarli in sé. Assolutamente, quindi, tanto è vero. Il nefrologo quindi colloquia con poi l'esperto in problemi cardiovascolari, con Certamente, tanto è vero, pensi che proprio il concetto generale di sindrome cardiorenale, quindi una sindrome che coinvolge i due organi, è tra l'altro nata proprio qui a Vicenza da una nostra pubblicazione che ormai è citata in tutto il mondo e dove abbiamo messo appunto la in inglese si chiama interaction, quindi interazione fra questi due organi, cuore e rene, che sono veramente un tandem molto importante. Ma qui a Vicenza abbiamo messo anche a punto un concetto bello, interessante, che è quello della multidisciplinarietà nella terapia. Che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo creato un modello in cui, invece che prendere il malato e mandarlo dai diversi specialisti, noi spesso prendiamo il malato, soprattutto il malato critico, quello più grave, e chiamiamo i diversi specialisti tutti assieme al letto del malato per creare una specie di consulto multidisciplinare. Questa cosa, che sembra l'uovo di Colombo, in realtà è stato un modello lanciato con un grande interesse da parte delle comunità scientifiche internazionali, che oggi lo chiamano il Vicenza Model, quindi il modello Vicenza. Beh, insomma, questo fa onore alla nostra città e alla ricerca che fate nell'istituto. E allora, diciamo, la fisiologia del rene quindi ha questi grandi aree di azione nel corpo umano. Ecco, cosa succede invece quando l'organo si ammala? Quali sono i sintomi che dovrebbero destare un po' allarme e preoccupazione? Ecco, allora dobbiamo fare una distinzione, i grandi capitoli, diciamo, delle malattie renali, e noi abbiamo delle malattie che riguardano i vasi. E il rene, tra l'altro, è un groviglio di vasi, quindi quando i vasi si ammalano nel corpo, il rene ne soffre sempre e costantemente. Abbiamo delle malattie infiammatorie dei reni, quelle che noi chiamiamo le nefriti, in particolare glomerulonefriti le chiamiamo, e mentre una volta veniva definita nefrite una malattia infiammatoria del rene, punto e basta, oggi con la biopsia renale, quindi con il prelievo di piccole quantità del tessuto renale, noi riusciamo ad andare a vedere a livello microscopico quali sono le differenziazioni fra una e l'altra forma, che poi naturalmente portano anche a diverse forme di terapia. Poi abbiamo invece delle malattie di tipo, diciamo, più infettivo, che partono spesso come cistiti, quindi come infezioni delle vie urinarie, e possono evolvere fino a cistopieliti e addirittura pielonefriti, quindi malattie infettive del rene, che in questo caso possono veramente condurre anche a gravi complicazioni, fino alla setticemia, alla sepsi e così via. In realtà molte di queste malattie sono silenti, cioè il malato non se ne accorge, non ha percezione. Qualche volta c'è un segno, però sono segni anche subdoli, la presenza di un po' di schiuma nell'urina, che potrebbe rappresentare la presenza di proteine nelle urine che non dovrebbero esserci, oppure un po' di sangue che a volte si vede solo al microscopio. È raro, ma a volte invece succede che ci sia proprio sangue massiccio nelle urine, o addirittura urine color Coca-Cola, per dire. Sì.
Però anche questo spesso e volentieri è molto silente e succede qualche volta che uno si possa trovare con una patologia renale in atto senza saperlo, che viene evidenziata solo da semplici esami del sangue. Invece la tipica situazione patologica renale che fa proprio tanto male è la colica renale, quello che si sente, diciamo, di cui si soffre quando c'è un calcolo che si va a sistemare nelle vie, in quel tubicino che va dal rene alla vescica, che si chiama uretere, e lì quando il deflusso dell'urina viene bloccato, e a quel punto veramente i dolori sono fortissimi. Quindi il paziente se ne accorge. In generale diciamo che il rene è un organo che sopporta molto gli insulti, e per scoprire se ci sono stati dei danni dobbiamo fare un controllino del sangue e delle urine, cosa che il nostro medico saprà ben certamente ordinare. Ecco, quindi insomma una periodicità di controllo renale può essere, varia un pochettino con l'età, come consiglia lei di... Allora, consideriamo quali sono i fattori di rischio per le malattie renali, e qui mi corre l'obbligo dire che appunto il 9 di marzo di quest'anno ci sarà la giornata mondiale del rene, giornata mondiale del rene che abbiamo voluto anche noi a Vicenza, quando io ero nel consiglio della Società Internazionale di Nefrologia, per risvegliare le coscienze, per far capire alla gente che questi sono organi importanti e che i controlli vanno fatti. Ci sono dei fattori di rischio, questi fattori sono il fumo di sigaretta, la vita sedentaria, il diabete e, fra le altre cose, la pressione alta, attenzione, e il tema di quest'anno, l'obesità. Ormai sappiamo che questi fattori di rischio possono condurre a un danno renale. Il tutto condito, fra virgolette, da un'età non più giovanile. Che cosa vuol dire? Che negli anni il rene tende progressivamente a deteriorarsi, arrivando verso la sesta, settima decade di vita ad avere una suscettibilità maggiore. Per cui i controlli di conseguenza è più opportuno farli quando abbiamo 70 anni piuttosto di quanto ne abbiamo 20, è più difficile. Tenere in ordine le tonsille, il faringe dei bambini e anche i denti e attenzione alle carie, ai granulomi dentari che qualche volta sono la causa di questi fenomeni. La cosiddetta malattia focale, no? Esattamente. Ecco, e quindi questo qui, sì, gli odontoiatri su questo sono sensibili. Bene, direi che insomma stiamo un po' delineando la funzione, la delicatezza di questo organo preziosissimo che è il rene e anche diciamo l'attività di ricerca, di studio e di promozione della sensibilità verso la salute dei reni e la salute in generale, che viene promossa dall'istituto diretto dal professor Ronco. Quindi ricordiamo, il 9 di marzo sarà una giornata dedicata al rene, e quindi ci saranno delle manifestazioni cittadine. Che cosa succede? Ma allora, le manifestazioni sono in tutto il mondo. Noi da sempre facciamo un gazebo all'interno dell'ingresso dell'ospedale, degli ospedali adesso della nostra ULSS allargata, naturalmente, quindi anche ad Arzignano e Valdagno, dove distribuiamo prevalentemente del materiale informativo. Ecco, noi abbiamo preferito evitare i fiori, le arance, e abbiamo speso i nostri soldi per creare delle brochure in cui spieghiamo che cos'è il rene, perché la pressione arteriosa è dannosa, perché ci possono essere dei farmaci tossici, perché gli stili di vita sono importanti e quindi mangiare con poco sale, fare attenzione a non mangiare troppe proteine animali, fare attenzione a non essere sovrappeso, fare un po' di attività fisica. Ecco, semplici brochure che i cittadini potranno naturalmente prelevare. Devo dire che poi, tra le altre cose, recentemente proprio la nostra ULS ha attivato un diciamo profilo Facebook, e quindi è molto interessante vedere che tutte queste manifestazioni sul profilo Facebook della nostra ULS possono essere seguite
seguite da vicino. Questo è molto interessante. E poi ne abbiamo fatte di tutti i colori, perché abbiamo fatto giocare il Vicenza Calcio con la fascetta dell'Associazione Amici del Rene di Vicenza, che è la nostra onlus che poi ci aiuta con la ricerca e con la raccolta fondi. Abbiamo fatto la partita di hockey per la vita ad Asiago con le vecchie glorie, dove ho giocato anch'io, fra l'altro, contro la Serie A, che si è prestata gentilmente a queste cose. Abbiamo fatto con Ciccio Corona e la nostra rock band un concerto in fiera, cosa che ripeteremo presto, dove ho suonato anch'io. In qualche modo bisogna mettersi in prima persona a presentare questi problemi, e là dove si chiede un supporto di fondi e di solidarietà per la ricerca e per l'assistenza ai malati, non bisogna avere vergogna. Beh, insomma, questo direi che è un po' anche in stile americano, un po' internazionale. Bene, ci fermiamo per qualche istante, ma ritorneremo subito con Salutaria e con il professor Ronco a parlare di nefrologia e dell'organo prezioso che è il rene. A fra poco. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita.